ragazzi, altro video su Metal Gear, quindi siamo al massimo veramente della vita. Proprio qualche giorno fa un ragazzo mi commentò un video dicendo: ah, ma Darko, visto che hai tutte le premium, quella del 2 ti manca? Effettivamente quella del 2 mi mancava, perché come spiegai non è proprio il mio preferito di tutti i Metal Gear, cioè è un capolavoro, però preferisco gli altri sinceramente. E non ho mai trovato comunque un'edizione anche lì che mi soddisfacesse qualità e prezzo. Quelle belle me le picchiavano già 300 euro, quelle a prezzi abbordabili mancava la roba, erano distrutte, e quindi comunque anche magari così, quelle aste che finivano un pelino alte, però lasciavo un po' stare, ecco. A parte perché non c'erano tanto, oggettivamente non è che sia saturo il mercato, anzi ne ho viste abbastanza pochi di premium package di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty rispetto, per dire, al 3 piuttosto che al primo. E quindi per sta cosa, insomma, ho lasciato così molto, molto correre, fino a che ho conosciuto qualche giorno fa un collezionista che si è svenuto tutto, vabbè, sto qua, e quindi tra le varie cose che gli ho preso mi sono portato via anche il premium package di Metal Gear Solid 2, perché me l'ha proposto a un prezzo oggettivamente al quale non potevo rifiutare, cioè era un'offerta impossibile da non accettare, perciò l'ho preso. Io l'ho pagato 50 euro, vedete voi, cioè le condizioni le vedete da voi, cioè, praticamente nuovo. L'unica pecca che c'era è che lui mi ha comunicato dopo, da persona onesta, mi ha detto: guarda, mi sono reso conto, cioè quando sistemavo tutto, che manca la figura all'interno. Mi ha detto: se non vuoi prenderla, e lo capisco, se no posso farti uno sconto ulteriore. Perché lui pensava che era completo, perché ce li aveva lì chiusi tipo in vetrina da Dio sa quanto. E gli ho detto: guarda, sinceramente, senza figure non mi interessa. Cioè, lo pagherei anche qualcosina di più veramente, perché vale molto più di 50 euro, diciamocelo. Però la voglio completo, perché sennò comunque devo andarmi a cercare la figure, che è esclusiva per questa edizione, quindi comunque poi dove cazzo la trovo la figure singola fatta così? Non la trovo. E quindi lui mi ha detto: guarda, cioè, gli ho preso anche altra roba, per l'amor di Dio, sto qua, mi fa, ci tengo a vendere tutto quanto a te, si è fatto uno sbattimento, è andato a prendere una figura a casa di uno che si ricordava che ce l'aveva in vetrina, così singola, forse gliel'aveva regalata, non lo so. Comunque è andato apposta a prendermi la figure, me l'ha inclusa nell'edizione e me l'ha lasciata 50 euro di completa, e ho avuto una bella botta di culo. Io l'avrei pagata anche il doppio sinceramente, perché il valore di questa edizione secondo me è inquadrabile intorno alle 150 euro, per quanto non sia la più esagerata come contenuti, però effettivamente è poco reperibile. Io le poche che ho visto le vendono sì a 120-130 euro più spese, quindi ci siamo, però non sono tenute molto bene per i miei standard, e quindi ho sempre lasciato perdere. Quindi secondo me, se l'ho trovato in condizioni soddisfacenti sulle 150 euro, secondo me è un buon prezzo, onesto. Magari se beccate l'asta o beccate, non lo so, anche a meno. E quindi è stata veramente l'occasione d'oro. Cioè, neanche a dirlo, il tempo 2 giorni che me l'aveva detto, ero da sto qua a fare la spesa. E quindi me la sono portata a casa. A questo punto ho quasi completato tutte le premium package. Me ne manca solamente una, legata ai titoli per, vabbè, quelli, diciamo, retro game, old gen di Metal Gear, quindi, ma sto lavorando anche su quella. L'edizione, vabbè, l'avete visto, ve l'ho fatto vedere prima, è molto più piccola rispetto a quelle, insomma, del primo capitolo. In effetti anche i contenuti un pochino, sono un pochino inferiori, a mio avviso, però comunque niente da obiettare, cioè al prezzo che veniva venduto all'epoca era più che soddisfacente, visto quello che andiamo a pagare oggi e quello che riceviamo. Quindi comunque io penso che sia un'edizione piuttosto buona, come quella del 3, che forse è la migliore, anche quella del primo, via dicendo. Ok, direi di darci un'occhiata a sto punto. Ok, eccola qua. È piccola, però abbastanza pesante, vi devo dire. Sul retro è presente sto odioso sticker, che vabbè, dovrò pensare di levarlo, poi vediamo. E si presenta come tutte le altre premium package, con tutte le parole chiave del gioco e qualche immagine tratta dal gioco stesso. Ok, vediamo un po' sti contenuti. Allora, questo dovrebbe essere l'artbook, che è fatto come quello anche del 3. Poi si apre? Sì, si apre. Chiaramente è tutto in giapponese, perché insomma. Qua c'è il maestro, con barba e baffi non me lo vedo proprio, però vabbè. C'è Shinkawa, capelli corti manco lui riesco più a vederlo, visto che quando l'ho incontrato ce li aveva ben più lunghi. Sì, più che un artbook è un po' una guida, diciamo,
alla realizzazione del gioco. Qua ci sono i doppiatori, c'è David Hayter, c'è Akio Tsuka, che è quello giapponese, e via dicendo. Sì, non è proprio un artbook, è più una guida, diciamo, allo sviluppo del gioco. Carino, peccato che chiaramente possiamo solamente. Ah, ok. Possiamo solo immaginarci i contenuti, visto che sono tutti in giapponese. E qua c'è qualche artwork, non di Shinkawa, però. Crediti. Fine. Vabbè, carino, però insomma. Sarei stato proprio contento se ci fossero stati più artwork. Poi abbiamo, eccolo qua, questa qui dovrebbe essere la figura. Eccola qua. Eccola qui. Da montare, intanto sono due pezzi, quindi. Ecco, praticamente questa, c'è anche la bandana. Praticamente questa qui viene commercializzata anche singolarmente. Il problema è che il colore non è questo. Cioè, esiste fatta con Snake in questa posa. Però è a colori e non fatta così. Perciò chiaramente non è, insomma, non è la stessa cosa. Per questo che io non volevo prenderla senza, perché sennò dovrò andare a recuperare questa. Facciamo la sua basetta, lo mettete qua. Vabbè, carina, piuttosto abbastanza dettagliata, voglio dire. Molto bella, anche se il protagonista è Raiden fondamentalmente, però meglio sicuramente Snake. Poi abbiamo il gioco in versione giapponese. Questo penso che sia, sì, la standard, cioè la standard giapponese artbook, chiaramente poderoso, il fumetto che spiega i comandi come è sempre stato nella serie. Armi, variazioni, bello, tutta roba che ormai ovviamente ci sogniamo. E infine non c'è la soundtrack qua, bensì il making of, messo in una confezione stile CD. Sì, nuovo ovviamente. Vediamo qua se. Già che è bianco, eh. Sì, infatti non c'è niente. Semplicemente. Questo è tutto. L'edizione comunque non è male, eh. Cioè, per dire, c'è la figure, c'è il DVD, c'è l'artbook, quindi comunque secondo me questa è come dovrebbero fare anche oggi l'edizione da collezione, per i miei gusti. Chiaramente io preferirei gli altri titoli, sono molto più contento di quella di Snake Eater, se la ricordate, che è molto più massiccia, però comunque insomma non gli si può dire niente. Quindi se comunque siete collezionisti a una certa. Insomma, bisogna averlo in collezione, ecco. Io ci ho messo un po', insomma, però andava fatto. Allora, per adesso è tutto. Spero che ci risentiremo presto perché ho un altro bel pezzo da collezione da mostrare. Adesso vediamo quando. E per adesso allora vi ringrazio.